Terminate le audizioni in quarta commissione consiliare, la legge di riordino del sistema sanitario regionale sarà all'attenzione dell'Aula di Palazzo Moffa la prossima settimana. Dopo la discussione con il direttore amministrativo e sanitario dell'ASREM, Riccardi Arcaro, e con il direttore generale della salute di Innocenzo, ieri è stata ascoltata una delegazione del personale medico giunta a Campobasso per protestare. Il dialogo tra il presidente Frattura e Roma è aperto e costante. L'intenzione è quella di ottenere deroghe, ha dichiarato Ioffredi. Deroghe anche per l'assunzione del personale, al quale tutti riconosciamo il grande lavoro svolto, ha tenuto a sottolineare il presidente della quarta commissione consiliare. Sembrava ci fosse un quadro di protesta feroce davanti ai cancelli dell'ASREM e davanti anche qui alla Regione. Poi invece abbiamo ascoltato una delegazione di 6 fra medici e anche pazienti. Gli obiettivi sono proprio gli stessi, sono coincidenti. E tra l'altro, visto che noi stiamo puntando tutto sull'ottenimento dei riconoscimenti, delle premialità. E per ottenere premialità bisogna aumentare il livello qualitativo dell'offerta sanitaria. È evidente che senza medici e senza infermieri non si possono aumentare certo i livelli qualitativi, quindi stiamo andando nella stessa direzione. Delle volte basta parlare. La riorganizzazione, secondo i piani della Giunta e del commissario alla sanità, potrebbe intaccare quel debito che il Ministero contesta puntualmente.